Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Stiamo celebrando con le sorelle carissime la Santa Messa prefestiva della ottava di Pasqua, detta anche Domenica in Abis o Festa della Divina Misericordia. Festa della Divina Misericordia, come troverete scritto sul bollettino, lo è da quando San Giovanni Paolo II, qualche anno prima, ecco, di passare da questo mondo al Padre, recepì dopo quasi oltre 70 anni una richiesta di nostro Signore Gesù Cristo fatta da una famosa santa polacca, diventata molto famosa, che è Santa Faustina Kowalska, nata nel 1905 e morta nel 1938, che ricevette dal Signore delle rivelazioni riguardanti la grandezza della Divina Misericordia, e da nostro Signore Gesù Cristo una richiesta da portare al Papa che in questa domenica fosse istituita una festa della Divina Misericordia dove i sacerdoti parlassero della Divina Misericordia e del sacramento che serve a ricevere la Divina Misericordia, che è il sacramento della confessione. Tra l'altro, se abbiamo fatto attenzione, nella prima parte del Vangelo che noi abbiamo appena ascoltato, che narra l'apparizione agli apostoli la sera del giorno di Pasqua, perché poi 8 giorni dopo c'è stata l'apparizione a Tommaso, abbiamo proprio il momento in cui Gesù ha istituito il sacramento della confessione. Per cui le persone che dicono io mi confesso da nostro Signore e non mi vado a confessare, non lo possono dire, perché nostro Signore ha palesemente, adesso lo leggeremo insieme, espresso una volontà differente, cioè per ottenere la sua misericordia, il suo perdono, bisogna passare attraverso il ministero dei suoi sacerdoti a cui lui ha conferito il potere che solo divino di rimettere i peccati. Abbiamo ascoltato il Vangelo, rileggo. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, questo è il saluto di Gesù risorto. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ascoltate bene, ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Questo non si riferisce soltanto quando il sacerdote non ci dà la soluzione, ma anche, cioè, a coloro a cui non ti perdonerete voi non saranno perdonati, cioè se non ti confessi. La confessione è la via ordinaria per ottenere il perdono di Dio. Dio ci perdona i peccati senza la confessione solo quando fossimo veramente pentiti vicino, per esempio, e fosse impossibile confessarsi, altrimenti no. Allora, in questa prima omelia vorrei appunto parlare un po' del sacramento della confessione, perché oggi il sacramento della confessione è un sacramento alquanto in crisi, perché qua si lamentano tutti, i fedeli dicono che i sacerdoti non ascoltano le confessioni, i sacerdoti che sono disponibili a confessare dicono che i fedeli non si confessano. Ecco, la confessione da molte persone non è capita bene, cioè a volte diventa l'occasione per fare uno sfogo, raccontare i propri problemi, una chiacchiera, oppure ci si trincera dietro una convinzione di non avere peccati da confessare. Quindi ci sono vaste, come dire, problematiche intorno al sacramento della confessione. Cominciamo a quello che ci dice la Chiesa. Allora, i peccati vengono rimessi, la Divina Misericordia scende a noi attraverso due sacramenti. Uno è il battesimo. Il battesimo toglie il peccato originale sempre, e se viene battezzato un adulto, tutti i peccati che ha commesso fino all'adulto del battesimo. Non ci serve né confessione, né assoluzione e né penitenza. D'accordo? Il battesimo però si amministra una volta sola. Pur essendo battezzati, noi però rimaniamo feriti, questo significa la Chiesa, dal peccato originale, per cui è molto facile che commettiamo, a seconda delle circostanze, tante mancanze alle virtù, peccati veniali involontari, peccati veniali volontari o, purtroppo, peccati gravi o mortali. Quando questo avviene, c'è un altro sacramento che si può celebrare tutte le volte che uno vuole, che è ripetibile, e che è il sacramento della penitenza, che è quello che Gesù ha istituito esattamente con le parole che abbiamo ascoltato. Bene, detto questo,
quando è necessario confessarsi, perché sul sacramento della confessione per le idee chiare, perché ci sono tre circostanze in cui confessarsi è necessario. Quindi non è una cosa che se mi va la faccio, se non mi va non la faccio, se non la faccio devo regolarmi di conseguenza. Altre circostanze in cui confessarsi è caldamente raccomandato, quindi è consigliato, ma non necessario. La chiarezza è sempre la cosa più importante che esiste. Quando è necessario confessarsi? Numero uno, confesserai tutti i tuoi peccati al Signore almeno una volta l'anno e ti comunicherai almeno a Pasqua. Pasqua è stata la settimana scorsa. Io la settimana prima di Pasqua ho fatto i super orari di confessionali, perché sono tante ore a disposizione, perché ogni fedele è dalla legge della Chiesa obbligato a fare il precetto pasquale, cioè almeno a Pasqua deve confessarsi e farsi la comunione. La Chiesa ha questa norma perché se scendi al di sotto di questo minimo indispensabile metti a repentaglio il bene della tua anima. Quindi la confessione annuale è chiesta dalla Chiesa ai suoi figli. Secondo caso in cui confessarsi è necessario, quando devi farti la comunione, in particolare se hai commesso qualche peccato grave. E qui però entra in campo la responsabilità dei fedeli, perché se io penso, per esempio, che non andare a messa la domenica sia una stupidaggine, sbaglio, perché se non sono andato a messa la domenica, prima di fare la comunione mi devo confessare. Quindi devo formare la mia coscienza per sapere quali sono le cose gravi agli occhi di Dio, non semplicemente i miei occhi, e quali no. Perché per accostarmi alla confessione, alla comunione, non devo farlo se la mia coscienza è gravata di un peccato grave, sia che lo so riconoscere bene, sia che ho qualche piccolo dubbio. Oggi su questo punto, ecco, le coscienze dei fedeli sono così e così. Io come sacerdote, perché ho la responsabilità di questo, faccio sempre in modo che sui banchi della buona stampa, anche stasera lo trovate, ci sia un pieghevole dove c'è uno schema per l'esame di coscienza, dove sono contenuti i principali peccati gravi che possa fare una persona adulta. Quello bisogna leggerselo, capite? Perché se e confrontarci, sì, capite? Perché la legge di Dio si pone dinanzi alla nostra coscienza come criterio di formazione, capite? Il bene e il male non lo determino io, quello che è bene e quello che è male, ma aiutato da una buona formazione imparo a riconoscerlo. Quindi quando voglio accostarmi alla comunione, se è tanto tempo che non mi confesso, se ho il dubbio che possa aver peccato gravemente, devo premettere la confessione sacramentale. E dobbiamo esaminarci, guardate, a volte anche se la nostra coscienza non è tanto ben formata, ci avverte, stai seduto, non fare la comunione, capite? E questo dobbiamo fare. Terza circostanza, la confessione è necessaria insieme alla comunione quando arriva ed è prossima sorella a morte corporale. Quindi, prima di morire, ecco perché sacramenti andrebbero ricevuti di stato cosciente, bisognerebbe fare la confessione, meglio ancora se uno fosse capace di confessare i peccati gravi tutta la vita, la comunione nella forma del viatico e poi prendere l'olio santo. Sono questi i sacramenti, non c'è solo l'olio santo che prendo un moribondo e che purtroppo oggi molto spesso non si amministra manco questo. Queste cose sono necessarie, quindi questo contatto con questo sacramento noi dobbiamo averlo e, ripeto, dobbiamo formare la nostra coscienza. Poi c'è la confessione raccomandata, quindi se io non sto lontano dai peccati, sto lontano dai peccati gravi, quindi faccio soltanto peccati un pochino più lievi o imperfezioni, la Chiesa raccomanda di accostarsi con una certa frequenza al sacramento della confessione, che fa comunque bene, e raccomanda di confessare anche i peccati più piccoli. Questo si può fare a che cadenza? Spetta la nostra libertà, d'accordo? Può essere una cadenza mensile, può essere una cadenza quindicinale, può essere una cadenza 10 giorni, 8 giorni, quanto vogliamo.
però in questi casi la confessione è facoltativa, d'accordo? E è semplicemente calmamente raccomandata. In ogni caso, quando si riceve questo sacramento, se lo si celebra bene, quindi attenzione, la confessione non è una chiacchierata, non è una seduta psicologica, capite? Se uno ha un problema, ha tutto il diritto di chiamare il parroco o il sacerdote di propria fiducia e chiedergli: padre, ho bisogno di farmi due chiacchiere. Come si vuole e quando si vuole, con tutto il tempo a disposizione. Ma la confessione è propriamente detta il momento in cui mi metto davanti a Gesù e chiedo umilmente perdono, chiamandoli per nome, dei peccati che ho commesso, piccoli o grandi che siano. Il padre Pio faceva durare la confessione, sapete quanto? 3 minuti. Capite? Perché se tu ti prepari bene, cioè, voi sapete, no? A volte le persone, cioè, c'è qualcuno che si intrattiene, che si è stato ore davanti al confessionale, no? Allora a me questo muovere dice: ma chi lo sa questo che avrà fatto? Può darsi che non ha fatto niente, può essere pure sta lì, di tutto parla, meno che deve, cioè che sta raccontando tutte le cose della vita. Invece uno che faccia che sta 30 secondi, tu dici: ma questo non avrà fatto niente. E bisogna vedere, capito? Perché 30 secondi uno pure tende, capite, se ti sei preparato bene, spara 4 peccati mortali, ci mette 30 secondi, cioè tu rimani così, capite? Quindi la lunghezza della confessione non è che uno ha fatto chissà che, ma anche il fatto che uno si confessa, mi raccomando, non giudichiamo mai nessuno, eh? Non è che se uno, cioè, andarsi a confessare non è una cosa, perché ogni tanto c'è anche questo, no? Uno si vergogna perché se mi vedono che mi vado a confessare, chi lo sa che pensano? A San Francesco si confessava tutti i giorni, ma non era sto grande peccatore, perché non è detto che uno che vada a confessarsi chi lo sa che ha fatto, capite? Perché se uno si fa fare una confessione di devozione, confessa le piccole mancanze della vita quotidiana, non è che chi lo sa che ha fatto, tutti ne abbiamo bisogno. Non so se avete visto recentemente Papa Francesco si è andato a confessarsi, ha messo in ginocchio nella Basilica di San Pietro, e ha fatto questa cosa non per farsi vedere, ma per dare un buon esempio. Io non so, io mi confesso spessissimo, capite? Non è che mi vergogno a dire questo qua, poi dice: chi lo sa che grande criminale che ha donato. Non mi sembra di essere proprio un grande criminale, voi pregate per me, può essere pure che non sono cosciente di tante cose brutte che faccio, però uso questo sacramento perché anche quando non ci sono peccati gravi, se uno ha un buon rapporto con questo sacramento, ogni volta che uno esce bene dalla confessione ben fatta, si sente veramente rigenerato, perché comunque la Divina Misericordia scende sulla tua anima, la purifica, la lava, la rinnova e tu avverti la presenza della grazia di Dio. Quindi con questo sacramento c'è un rapporto bello, quindi non un rapporto brutto o impaurito oppure completamente travisato. È un regalo grosso che il Signore ci ha fatto, sia se ci troviamo in situazioni di grande lontananza da Lui, sia che per grazia di Dio siamo abbastanza vicini a Lui, ma essendo comunque tutti quanti fragili, poveri e peccatori, abbiamo continuamente bisogno di ricorrere alla sua misericordia, che in questo sacramento scende costantemente a fiumi sulle nostre anime. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.